ciao a tutti farfalline bellini da esaurita pazza, ciao. Allora, oggi sono in un ristorante, si chiama Il Fortunato. Mio figlio aveva voglia di mangiare la pizza, andiamo a mangiare la pizza, foto sui piedi, andiamo a mangiare la pizza. E, ok, grazie. Sono arrivate le Coca-Cola, ho preso la Coca-Cola. Ho preso una pizza che si chiama... Allora, aspettate un attimo, la Simona. E la prendo poco corta io con la Simona, ragazzi, chi si chiama Simona vi mangio, mozzarella, salame piccante, pancetta, uovo e pomodorini, alla faccia. Prima ho preso l'antipasto, vi dico, polpo e patate, però faccio saltare con il peperoncino piccante, buonissimo. E mio figlio invece ha preso la fantasia, se non mi sbaglio, vediamo dove è, la fantasia, mozzarella, quattro formaggi, salame piccante, porcini, ma ci sono i funghi, li ha presi la fantasia? Sono i funghi. E in più ci ha fatto mettere il bacon? E in più ci ha fatto mettere il bacon, pizze normali, perché ci sono delle pizze qua per fare gigantesche, chi ha fame. E vi faccio vedere cosa mi portano quando poi facciamo un po' di degustazioni con voi e cosa mi portano quando quando ordiniamo l'antipasto, cosa mi portano, mi è arrivato. Adesso vi faccio vedere. Alla mancia della borgaccia. Dentro è vuota, però ragazzi vi assicuro che è buonissima. Quando usiamo è vuota, tutto il buchetto per farvi vedere che è vuota, ma è buonissima. Gna gna, buon appetito. Adesso mi arriva l'antipasto, lui si chiama l'antipasto. Dovrei prendere un altro bicchiere per bere la Coca-Cola, perché ho il cellulare appoggiato al bicchiere per fare questo video. Strabuono, so che sto mangiando adesso, poi mangio pure una pizza alla faccia della dieta oggi. No vabbè, sto ingrassando ragazzi, spero di non ingrassare troppo, no, non voglio esagerare come una volta ragazzi vi racconto cosa mangiavo. Mi mangiavo due pizze esagerate, due pizze una dietro l'altra me le mangiavo e non ero sazia, sempre che la voglia di mangiare. Poi quando ho iniziato a fare la mia dieta ho evitato un po' e adesso sto cercando di mangiare ancora qualcosina, ma voglio evitare perché non voglio ingrassare come prima. Una cicciona, una chiattona. Comunque ragazzi, allora l'antipasto, se volete sapere il prezzo scrivetemelo nei commenti, più o meno quanto lo pago questo antipasto di polpo e patate. Poi la pizza che ho preso io, che si chiama Simona vi mangio, chi si chiama Simona vi mangio, mi raccomando state attenti, adesso vi mangio in diretta qua. come si chiamava Simona? Allora Simona, ditemi voi il prezzo, intanto non lo riuscite a vedere, magari beh, avete pensato lo vediamo da qua, no, ditemi voi quanto abbasso sto volume, quanto l'ho pagata questa pizza qui alla Simona e quella che ha preso mio figlio, mozzarella, quattro formaggi, salame piccante, porcini, quanto ha pagato lui questa pizza qua. Allora, la pizza fantasia di mio figlio, quanto la paga? La pizza Simona, che è mozzarella, salame piccante, pancetta, uovo, pomodorini, fatemi sapere il prezzo. Stanno arrivando, grazie. Ecco qua,
Questo è porto e patate saltate piccanti. Gnam gnam. Buon appetito ragazzi, vi faccio. Dove sono posato qua? Io non le ho. Non ho, ma non le posate? Ah, non è la posata. No. Sono una stessa posata. Grazie mille. Ha detto voglio la sera. No, mi metto il bicchiere qui davanti. Aspettate un attimo perché non riesce a prendere la focaccia mio figlio, perché aspetta che la passo prima che cade. Piccolina, dai, comunque l'ho fatto io perché ho mangiato un pezzo. Ho fatto vedere a loro che è vuota dentro. Ragazzi, buon appetito. Adesso assaggiamo un po' patata, circa 8-900 allevatori di ovini qui nella regione Marche che contano circa 100.000 capi di ovini, quindi sono numeri veramente importanti e gli allevatori in montagna riescono a presidiare. Mangiamo un po' di focaccia e a tutelarle. Grazie a voi. E farebbe come pane più che altro. Buonissimo. Buona piccata così, no? Siamo scesi da Porta di Preda. Chissà se riesco a mangiare la pizza. E siamo scesi qui nell'azienda di Vito Rizzotti e siamo circondati dagli ulivi. Mi sono imboccata il polpo, scusate. Che si chiama azienda agricola Il Gigante. Perché? Chi era il gigante? Il gigante era mio padre. Il nome è dovuto al soprannome, è dovuto alla stanza. Era molto grande. No. In tutti i tempi. E come nasce? Questo è il polpo? Da una vita praticamente. Da generazioni in generazione è rosso, molto rosso, perché gli hanno messo piccante dentro. Volevi fare il medico, sì. Non hai iniziato a studiare medicina, era questo il tuo sogno? Sì, era quello lì, poi niente, gli eventi, diciamo, non ho potuto permettere, però comunque ho iniziato un altro percorso che mi soddisfazione anche lui. Qui avete costruito anche un caseificio, che se non sbaglio era anche il sogno. Sì, il sogno mio padre era trasformare i prodotti veniva originato dalla pastorizia. Olio piccante. Il suo sogno era vedere il latte. Sì, ragazzi, mi piace molto il piccante. Formaggi fatti. Tabasco? Se taglia per assaggiamo un po' il tabasco. Io il tabasco non lo assaggio quasi mai. Come si apre così? Nella sua ricetta semplice. Ne metto un goccio, poi se mi piace le aggiungo. Ciao ragazzi, vi faccio vedere. Vabbè. Adesso assaggiamo così, se mi piace lo è forte questo? No. Che le pecore stanno tutto al loro. È una lavorazione di tipo tradizionale, con la salatura a secco. Ecco qua, ho messo della focaccia. Ci circondano gli ulivi, questo in particolare produce una vera. La tenera scolare. Assaggiamo questo tabasco, lo metto nell'insalata. Sì, l'oliva alla scolana. Ecco, l'oliva alla scolana è mamma di Diana, la mamma di Vito è un'esperta di oliva alla scolana. Andiamo a scoprire questo. Buono. Ecco Diana, buongiorno. Buono. Buongiorno. Questo è il prodotto fritto alla scolana. Nel famoso fritto non c'è soltanto pomodorino, non so, lo faccio vedere. Come si fa? Allora, noi produciamo già, diciamo, un produttore anche di olive terra scolare. Eccolo qua. Qualche ora ti metto in salamoia le olive. Patate, polpa e pomodorini. Facciamo questo pomodorino, dove mettiamo mancia, magnani e tacchino. Buonissimo, ragazzi. Macinato con le uova, parmigiana, noce moscata. Sento l'insalata, va benissimo. Mi piace l'insalata. E riempito con un pasto. E facciamo la panettura con pane, uovo e carne. E scuggiamo. Mi stanno arrivando dei messaggi, ma non so chi è che mi sto assaggiando. Vediamo un po', arrivo subito. Cosa
una crema dolce, me la fa. Ecco qua, scusatemi, io non so ancora staccare come si fa a aggiungere quando si stacca un pezzo e poi aggiungere un altro. Tu sai che faccio? Se io faccio un video di YouTube, stacco e unisco. Allora, se io stacco qua, poi mangiando la pizza, si può fare vedere il bicchiere, faccio un altro video, lo riesci a fare? Usando Power Direct. Ah, devo aggiungere entrambi. Sei capace di farlo? Io non sono capace, devo farmi insegnare dai miei figli. Anche perché vecchio. Vecchio. Anche perché non è che lo uso molto, io adesso ultimamente sto usando molto YouTube. Lo so, se vi piacerà il video così, ragazzi, mettete tanti like, mettete mi piace, commentate e condividete. Avete sentito mio figlio? Adesso vado avanti a mangiare, ci vediamo per l'altro della pizza. Aspettate, madonna, ho detto maglioni. Ed eccomi qua per fargli i bananini, non ho ancora finito di mangiare, ma mi è arrivata anche la pizza. Io non mangio molto veloce perché altrimenti mi tolgo subito. Vi faccio vedere la pizza che mi è arrivata, l'ho presa non molto cotta perché non la mangio troppo cotta. Questa è la mia pizza, potete tira su Paolo, vedi, tutto possiamo vedere al centro perché non riescono a vedere altrimenti. Vediamo un po'. No. Ok. Cambia pizza. Metti pure giù. Grazie. Io ancora devo finire di mangiare e più che il tabasco riesco. L'appoggio qua. E vediamo, finisco di mangiare qua, dopo di mangiare, perché è stata ancora calda, la facciamo intepidire un po', anche se è buona caldissima. A me piace calda, calda. Pensavo ci fosse il pomodoro sotto, invece è bianco con i pomodorini. Ho detto male allora? Ma io ho detto pomodoro. La mia è bianca. Ah, c'è la pizza di mio figlio, adesso gliela porto via un attimo. Tiro sul telefono. L'ho riempita di piccante. L'ho riempita di olio piccante. E di tabasco. E di tabasco. Aspetta, vai. Ok. Questa è la pizza. Fanno la fantasia, giusto? Mm-hmm. Questa è la fantasia. Dai, ho quasi finito questo video. Speriamo di finire anche la pizza. Cos'è che ha dentro? Salamino piccante? Salamino piccante, tè pancetta, porcini e mozzarella. È semplice. Comunque ragazzi, tanto formaggio. L'ho finita, eh. E io della mia. Io voglio idratarla. Io per me ho già da ora esigenze diverse. Guardate, per farli le ballerini. L'acqua. Noi dai, ce l'ho fatta. E la focaccia? Nel modo più naturale. È finita. Il bimbo e seta la mia pelle che appare luminosa, più bella. È la nostra vita per la pelle, rocchetta, pulitine e ben di fuori. A me piace un po' più morbida, sinceramente. Però non si può mangiare senza pane o senza niente. Non riesco. Difendiamo la vostra spesa quotidiana da piccare. Più di 200 prodotti a prezzi protetti. Per me anche questo. Sui gelati Coop, a tuo amico, la Coop Center. Il dolore cervicale motivo 3 può nascere da un'infiammazione. Volta il VARS in una compressa di 6 mm in azione. Ah, il telefono. Aspettate, mi devo tirare via. In quella pizza lì devo spostare il telefono, ci metto la posta. Non so come devo fare. Ma come figlia, ragazzi.
vedo la cosa proprio che fate, filano tutte. No, no, aspettate ragazzi. Non si voleva far vedere. Cosa? Non ti conosco. Vabbè. È mio. Il tuo gatto sta zitto per perdere agilità. Aiutalo a restare in forma con l'ultima sterilizzata. Le nostre ricette sono preparate solo con ingredienti di alta qualità. E da ora con i nuovi Ultima Fit and Delicious, deliziosi tenderi filettini, prenditi cura del suo peso. Sono quasi finito per la pizza. Ultima, insieme per una vita migliore. La patata. Hai presente quando la tua amica crede di saperne sempre più di tutto? Penso. Ma tu hai una segreta per batterla. Chi aspetti? Riempi la tua vita di storie incredibili su Mediaset Infinity. Vivi le vicende di una delle principesse più leggendarie di sempre. L'amore e l'ostilità tra due famiglie e la ricerca di una figlia perduta. Su Mediaset Infinity trovi le stagioni complete gratis. Questa l'ho finita. Mediaset Infinity. Scarica su Mediaset. Mi è attaccato. Prima l'assaggio così è naturale, me l'hanno fatta. Dopo magari gli aggiungo l'olio piccante, altre cose, vediamo. Eccola qua. Adesso si vede meglio, per far vedere, era distante prima. E buon appetito! Non si è bevuto la coca, tu no? Sì, ma non l'abbiamo subito perché altrimenti dopo non riesco neanche a e neanche mangiare di mangiare come via, fammi vedere allora, ragazzi, scusate la mia mano, dai, basta è filato, è volato il telefono. Ragazzi, se vi piace questo video e ne volete altri, mettete like, commentate e iscrivetevi. Allora, la pizza la mangiamo con questa forchetta? Devo tagliare la fettina. Traditrice della patria. No, vabbè, hai ragione. No, perché siccome c'è l'uovo, allora vorrei evitare. Adesso poi mangio con le mani, Io nelle cose l'avrei presa però senza uovo. C'era l'uovo, mi manca, non l'hai presa. Iniziamo a mangiare il pomodorino e che cos'è questo? Panfetta. Eccolo qua, Fabrizio Barbarossa. Buongiorno Fabrizio. Allora, Patrizio Barbarossa, non c'è la barba bianca. Però. Poi si trova anche tutto nel suo storico. Sì, non sarà molto buona. Adesso? Per il discorso di far durare più diciamo, il prodotto, si aggiungeva una percentuale molto alta. Nel luogo. Mio figlio. C'è chi piace, c'è chi no. Però io so che questo salato viene utilizzato anche in una ricetta. Ho mettendo tutta la bottiglia di tabasco sulla pizza, mio figlio. L'era finito. Poi vedete che... ...dell'alto verde si trova a Ostia. Ce n'era, Si produce moltissimo tempo nelle Marche. E se viene prodotto in alcuni comuni, si chiama ciauscolo EGP o ciauscolo. C'è chi piace, c'è chi no. Facciamo una pasta piace, con ciauscolo. Si inizia scaldando caldolio con un po' d'aglio tritato molto finemente. Si unisce il ciauscolo sbriciolato a mano e si tiene a fuoco vivo per 10 minuti. Salamino. Uniamo pomodori spellati e tagliati a dadini. E mettiamo un po' di olio. Ancora mi dai il pepe? 10 minuti sul fuoco medio. A me piace la pizza con il pepe sopra. A cottura ottimata la sfogliamo e la versiamo nella padella dove abbiamo preparato il sugo. Aggiungiamo basilico. Sto cercando il pepe nel video. Non si vede, adesso non si vede. Cosa lo metto? Eccolo qua. Poi il salame di Fabiana. Sì, è un salame molto magro, viene fatto con carne di prosciutto, fiocco di spalla e grasso di schiena. Diciamo che il salame cioè, noi stiamo mangiando la pizza. Abbiamo mangiato la tipasso, ma anche qua dietro si fanno parlare di cibo, eh. Nella tua azienda piccola c'è anche un terzo salame che fai, dove il grasso di magare è molto importante.
sarebbe lo zino. Ragazzi, che buonità! Del mangiare, quello lì è un prodotto molto, diciamo, ghiotto, perché il salame come mi piace, perché proviene da razze, diciamo, più antiche, e dove questo grasso è molto morbido e si scioglie. Troppo buono il salame. Ti ringrazio tantissimo, ti lascio al tuo lavoro, grazie ancora. Adesso noi sentiamo di nuovo la nostra chef Teresa, che ci prepara un'altra ricetta martigiana. Chiama, ragazzi, questo è una ricetta tutto, poi vi dico che berrò un caffè perché non mangerò altro. Tipo animelle di vitello, resti di gallo, prosciutto, funghi. Dunque, oggi abbiamo una ricetta. Vedete tutti là, iscrivetevi ragazzi, commentate se volete altri video come questi. Ciao, bacioni. Ciao, farfalline, farfalline e bananini, mi raccomando. Ciao. Si aggiunge la carne macinata. Dai, già una pasta. Questa è la ricetta di carne macinata. Aspetta, che dovevo vedere una cosa. Non ho ancora salutato. E si aggiunge della passata di pomodoro. La cottura deve durare almeno un minuto, deve essere molto lento. Facciamo l'ultimo boccone. Così vi saluto con l'ultimo boccone che mi piace molto il salame. Una sfoglia sottile. Quando abbiamo tutti gli ingredienti pronti, si passa all'assemblaggio. Sul testo si passa un po' di sugo, si fa uno strato di pasta sfoglia, si unisce il ragù, un po' di besciamella, parmigiana, ancora un po' di pasta sfoglia. Mi sono accorto adesso quello che ho detto. Facciamo l'ultimo boccone che mi piace molto il salame. Facciamo la preparazione dell'ultimo strato, che deve essere solo da ragù e parmigiana. Una volta pronto, si passa in forno, 180 gradi, per 40-45 minuti. Alla fine della cottura, quasi a cottura ottimata, si alzerà la temperatura del forno per dare all'ultima scuola. Adesso lo mando giù. Rosolatura e la formazione di cucina che prende tutto il resto. Il segno non è adatto ai bambini. Questa è la storia di pastore di Abruzzo. La storia di tutti i pastori di Abruzzo. E vi saluto. Sono tutti gareggianti perché iniziano a partorire le pecore e quindi ci avviciniamo verso una zona un po' più calda. Ciao a tutti i farfallini, i bananini, dai, sono in pazza. Ciao, baci. Ciao, alla prossima.